che appare per di più in netto contrasto con la norma nazionale. In pratica è una licenza per continuare ad inquinare indisturbati. L'importante è che la media annuale rispetti i limiti imposti. Ricordiamo inoltre che 10 sindaci del nostro territorio aspettano dall'ottobre 2015 una risposta dal Ministero alle loro richieste di applicare il principio del chi inquina paga. E infine noi ci chiediamo e vi chiediamo perché tutti i costi di filtraggio, i nuovi allacciamenti e le spese di biomonitoraggio siano a carico della, sì, concludo, Presidente, siano a carico della collettività e non a carico di chi il danno ha fatto. Grazie. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione numero 32464 dei deputati Parentela ed altri concernente inquinamento idrico e malfunzionamento di depuratori in Calabria, in particolare nelle province di Cosenza e di Reggio Calabria. La sottosegretaria per l'ambiente Silvia Velo ha facoltà di rispondere, prego. Sì, innanzitutto è necessario specificare, premettere che la depurazione si inserisce nel processo verticale del servizio idrico integrato, composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione. La corretta gestione di tale servizio, secondo le norme vigenti, prevede una struttura decisionale locale che fa capo agli enti di governo d'ambito, a cui spetta, in sede di predisposizione o aggiornamento del piano d'ambito, la scelta del modello organizzativo del servizio, la ricognizione delle infrastrutture, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e l'affidamento del servizio a un unico gestore, oltre che il controllo e la vigilanza sulla gestione. La Regione Calabria è tra le regioni che ad oggi non hanno ancora provveduto a dare a piena attuazione del servizio idrico integrato. Tale mancata attuazione comporta l'esistenza di criticità organizzative, gestionali e infrastrutturali, con grave pregiudizio al territorio di riferimento e ai cittadini calabresi. Particolarmente grave appare la situazione in 13 dei 141 agglomerati interessati da un contenzioso